Benvenuti ragazzi al primo episodio ufficiale della serie su Enter the Gungeon. Sono andato un po' avanti con il mio salvataggio personale. Scegliamo sempre... No, scegliamo qualcuno di diverso, voglio far vedere una run con qualcuno di diverso, tipo il pilota. Cambiare personaggio, sì. Allora, sono andato avanti con questa quest. E adesso devo uccidere dei fantasmi. 21 spettri. Ho sbloccato il secondo livello di questo. Come vedete adesso possiamo scendere direttamente al terzo livello, alle miniere, saltando i primi due livelli, quindi. Dopodiché ho ucciso lui, che era parte della quest del personaggio che ci faceva il tutorial. Quindi uccidendo lui si è sbloccato, ha sbloccato delle armi e ha finito diciamo questa quest. Che cos'altro? Questi ancora non ci parlano. Questo è sempre la solita solfa. Qua non si è ancora sbloccato niente. Ho quasi finito. Ah no, e hanno rimessi gli oggetti. Origarma, spezia, occhio iniettato di sangue, benda per occhio. Bene, neanche io. C'è una sorella nelle zone basse, ok. In più ho saputo che si può recuperare anche il braccio di quel tizio lì. Io partirei con una run normale, perché così vi faccio vedere il pilota, che è un personaggio un po' diverso. Secondo me è molto più difficile. Cioè, il Marine che abbiamo provato l'altra volta è il personaggio in assoluto più facile, secondo me. Perché ha parecchie munizioni e spara molto preciso. E in più parte con tre cuori e un colpo aggiuntivo che può subire. Lui parte con un'attiva diversa dal Marine, che è una paperclip, quindi può cercare di, tra virgolette, forzare i lucchetti, ma se sbaglia a forzarli i lucchetti si rompono e diventano inutilizzabili, ma ci proveremo comunque per non sprecare chiavi. Un'altra cosa che vorrei riuscire a fare è... merda, ha preso, no? È sbloccare il livello delle fogne, perché io in un tentativo precedente ho battuto il livello delle fogne. Ma non sapevo a che cosa servisse. L'ho scoperto. Serve per un altare del secondo piano. Diciamo che bisogna recuperare un oggetto da mettere su quell'altare per attivarlo. Quindi noi ci proviamo. Ci serve solo un'altra chiave. Santo cielo. Ok. Ci serve solo un'altra chiave, perché ci servono due chiavi per fare il trucchetto del camino. E in più scovare un barile d'acqua. Che mi è capitato però una volta che il barile d'acqua nel primo piano non ci fosse, il che ho rosicato parecchio. Quindi speriamo che ci sia e che non venga rotto, soprattutto. Purtroppo, come vedete, spara veramente a caso il pilota, scusate. Una precisione bassissima. Fantasma, tu mi servi per la quest, muori per la gioia della mia quest, per favore. Ecco, come prendere danni a caso proprio. Se non sono concentrato, mi sa che non andiamo da nessuna parte, anche perché scendere le fogne praticamente come difficoltà equivale a quasi un quarto livello e teoricamente se non trovi armi nel primo piano decenti, scendi con l'arma base al quarto livello, che vuol dire morte, cioè senza mezzi termini. Proiettolone, ok, segato. Cerchiamo di non farci colpire nuovamente. Dovremmo averla sfangata. Ok. Oggetti no, una chiave, qualcosa. Cioè, guardate la precisione. La non precisione, anzi. Ok.
che ha questo personaggio nello sparare, cioè è imbarazzante. Ma questi si possono uccidere dodge rollando quando sono nello stadio più piccolo, diciamo nel terzo stadio. Chiaramente ci possono anche sparare, però è buono sapere che se ti vengono particolarmente addosso e sei magari in fase di ricarica con un dodge roll. Merda, non l'avevo visto. Facessi almeno più danno st'arma di quella del Marine, e invece no. Ho fatto quasi un plane. Lì sopra abbiamo lo shop, mentre qui abbiamo il camino. È la prima volta che mi capita un doppio quadro, cioè due ondate in questo livello, cioè in questo quadro del camino. Ok, vediamo se troviamo un barile d'acqua. Qua non c'è. Qua non c'è. Di solito non sono mai troppo distanti. Beh, è vero che l'altra volta ve l'ho fatto vedere, era dall'altra parte della mappa, quindi mi smentisco anche da solo volendo. Qui un danno lo prendo sicuro. E invece anche qua niente, vediamo se qua c'è qualcosa. Colpire questo sconosciuto. Dai, prima che spara. Cioè, neanche da così vicino. È imbarazzante. Nemmeno da così vicino riesco. Qui ci dovrebbe essere il boss, mi sa. E invece un sacco di soldi. Proviamo a usare l'attiva. Abbiamo rotto il baule, come vedete. Quindi l'unica nostra speranza è che rompendolo ci dia qualcosa. E invece qua c'è il boss? No, c'è il gioco. Va bene, ci sto. Allora, in questo gioco dobbiamo colpire le faccine almeno una volta. Perfetto. Ah no, abbiamo 4 colpi? Da quando? Ho fatto veramente schifo. Strano, di solito ci riesco. E dove può essere il barile? Qua no. Non lo so. Spero che ci sia, perché altrimenti sclero. Sì, ma dammela una chiave. Una. Cioè, sto a chiedere la luna proprio. Due chiavi per un forziere? Ma anche no. Ah, però io posso provare a forzare anche la porta, credo. No, perché non ce l'ho ancora attiva. Ok. Quindi devo colpire più nemici. Perché per ricaricare l'arma. L'arma, l'attiva. Ma l'ho finito i nemici. No, non li ho finiti. Bugia.
Andiamo qua sotto. Qua non c'è, un barile d'acqua. Niente, barile d'acqua. Va bene. Boss. A sto punto andiamo un attimo dal mercante a vedere se con 77 monete. Ah, potrebbe essere anche qua il barile d'acqua. No, però c'è quella maledetta. Sapete che cos'è questa? È la possibilità di volare. La voglio. Purtroppo. Ma scusate, ma l'altro forziere è lì. Giustiziere, revolver. Io però devo affrontare il boss con l'arma base. Non è che me la sento tantissimo. No, niente. Abbandoniamo l'idea di sbloccare quella cosa. Visto che comunque non vedo barili, quindi è anche piuttosto inutile. Sperando che ci dia un'arma. Pistola aliena. Boh, vabbè, speriamo. Speriamo che spari decentemente. Saltiamo la presentazione, visto che personalmente già lo conosco. No, l'avevo fatto, dai. L'avevo fatto, è imbarazzante. Quando prendo danni così, veramente, mi scoraggia la vita. La mano di Mega Man. Non fa assolutamente danni. E in più ho una paperclip, che volevo capire, giusto per curiosità, quanto c'ho? 55? Prendo l'altra arma. L'abilità di volare serve in alcune stanze, eh? Per chi se lo chiedesse. In realtà per stanze molto molto avanzate, quindi non so neanche se ci arriveremo. Non ci sono mai arrivato se non con il Marine, in stanze molto in basso, cioè sono arrivato più volte al quarto livello, però non effettivamente non sembra male, ma non ho capito come si usa. Useremo una pistola normale per adesso e vedremo che cosa, quanta sopravvivenza ci dà quest'arma, perché non tanta purtroppo. Che fare stanze, diciamo che no, ma porco, dai, apriti però. Diciamo che ammazza, già c'è un nemico speciale. Allora, l'abilità di volare.
ha aumentato il mio la mia maledizione. E la maledizione questo. La maledizione aumenta la possibilità che i nemici spawnino rossi, come avete visto, quindi maledetti. E questo che okay, è munizioni da tavolo. Razzo da tavolo. Questo è fighissimo. Se riesco lo prendo. Ve lo faccio vedere. Ovviamente ogni volta che giro un tavolo parte a razzo. Non è malissimo quest'arma, per i primi livelli. E, dicevo, aumenta la possibilità che quei nemici spawnino maledetti. I nemici maledetti hanno 5 volte gli HP di quelli normali. In più, ogni volta che ci colpiscono, ci fanno un cuore intero di danno, invece che mezzo cuore. Cos'è codesta roba? Perfetto, quello che mi serviva. La usiamo però a fine del livello. Questa fontana, per chi se lo chiedesse, azzera o diminuisce la mia maledizione. E quindi è perfetta per questo livello. Non pensavo fosse così forte la mano di Mega Man, non me la ricordavo. In più, se hai un buon timing, riesci a capire esattamente quando sparare. Qui ci sarà un lucchetto che proverò a forzare. Wow! La pistola del Guardianator. Bella questa pistola. Mi piace un sacco. Anzi, se è possibile fare altri patti col diavolo al momento, sarebbe interessantissimo. Dov'è la mia arma base? Ok. Due per uno. Altri nemici? No. Ok. Boss. Ci siamo lasciati qualcosa indietro perché manca almeno una cesta in questo piano. Spara talmente male che riesco a prenderli anche da qua. Imbarazzante. Quest'arma è terribile. Qui siamo tornati indietro. Vediamo di là. Ci deve essere per forza la seconda. Non l'ho mai preso praticamente. E lui ha preso me però. Quasi piena. Questa direi. Però teniamoci le armi perché al momento. Se io faccio così. Sparano così veloce, che è sta storia? Certo che poter dodge rollare sull'aria perché non ti fai danni è veramente un plus, non da poco, eh. Questo è gratuito. Ho visto, se non mi ricordo male, c'aveva un sacco di chiavi. C'aveva un sacco di chiavi in vendita. Vediamo. Bomba. Sì, ma dai.
finché la bomba è essere maledetta, grossi problemi non ce ne sono. Qui c'è l'altro scrigno, che è uno scrigno abbastanza farlocco, devo dire la verità. Quelli marroni sono i peggiori. Questo è l'altare. Qui va dato un oggetto che si trova nelle fogne. Allora, il piano l'abbiamo visto tutto. Ok, quindi 45 non ci basteranno per questo. Infatti, ci basteranno però volendo per una chiave, per vedere che cosa c'è in quello scrigno. 26 e 26, assolutamente no. 20 e 26 fa 46. 20 e 20. 20 e 26 fa 46. Niente, non c'è proprio verso. Vabbè, noi compriamo una chiave. Poi andiamo un attimo qua. Vediamo qui. Mi sembra che fosse blu questo. Può essere? No, non era qua, era di là. Blu lo scrigno, perché lo scrigno blu è più alto come... è verde, no, va bene uguale. Che schifo. Ah no, fucilestra. Che... no, aspettate, questo non lo conosco. Pensavo fosse una balestra tripla. La fucilestra spara frecce da balestra in raffiche da fucile. Ah, in realtà è risultato di un esperimento fallito e a causa del bizzarro sistema di teletrasporto del Gungeon. Beh, sembra carino. Allora, quell'altra proveremo a distruggerla. Dove sono? Ok. Va bene, ci sto. È giusto che sia così. Poi abbiamo detto di usare la fontana, che non mi ricordo, ma non mi sembra che richieda denaro la fontana. Devo solo andare da lei e parlare, no? 10 monete. Perfetto, la mia anima è più leggera. Mi dovrebbe aver tolto buona parte della maledizione. Che male male non è. Con che affrontiamo il boss? Questo non è male, perché spona a fine raffica un minion che ci aiuta. Altrimenti, beh, queste sono a carica. Se no dovremmo provare la balestra, la fucilestra, che però non ha tanti colpi, eh. Beh, la Gorgon è fattibile. Qui bisogna stargli vicino perché i colpi quando diventano rosso scuro sapevo io. Qui faremo così. Sì, cazzo. Un bel flawless. Quindi ci dà un HP in più. E una Helix, che non mi piace un granché. Ve lo dico già da adesso. E si scende al terzo. Questo è il piano che raggiungeremmo direttamente se usassimo nel varco l'ascensore. Cioè, spawneremo direttamente qua. E poi ve lo farò vedere in chiusura che quando utilizziamo direttamente quello per non risultare completamente, cioè al terzo piano con l'arma base muori in un attimo, ci sarà il topo che ci ruba le cose, che ci darà una mano dandoci un oggetto a zero, un'arma a zero. Allora, vediamo che cosa possiamo utilizzare qua, perché qui i nemici cominciano a essere un po' pesanti. Beh, proviamo con questa. Questa ancora sciotta, però sono nemici base. Bisogna vedere quelli un po' più cazzutelli. Liscio.
Tipo, quanti colpi? Senza magari farsi colpire da i cretini qua. Beh, in realtà fa molto danno. Ma tanto danno. Più di due, eh. O non l'ho preso col secondo, non mi ricordo. Qui l'obiettivo è riuscire ad andare avanti perché... Buono questo. E qua non è facile per nulla, purtroppo. Vediamo se facciamo un po' di casino. No. Questo lo sciottiamo ed è ottimo. Che ci manca? Lui. Oh, questi li sciottiamo tutti. Questo è uno dei più ostici, purtroppo. Perché, se volete ve lo dico anche, perché quel tipo di nemico spara in previsione. E tu da dove esci? Spara in previsione di della direzione in cui state andando. Quindi, nel momento in cui spara, dovete cambiare direzione. Non mi interessa niente sta roba, mi dispiace. Questo, per esempio, è un piano. È difficilissimo da fare come piano se non avete il volo. Perché dovete fare tutta una storia con i carrelli, un casino. E vi dà quell'oggetto che non so a che cazzo serva. Però prima o poi. Quant'è che vuoi? 33, anche poco. Però mi serve più vita adesso come adesso. Quindi vediamo se lo shop ci aiuta in tal senso. Visto che abbiamo quasi 50, se non mi sbaglio il cuore intero allo shop costa 36. Questo con un colpo buono. Questo con un colpo è buono. Ci ha dato niente? Non mi pare. Ottimo. Eccocelo lo shop. Ecco, questa è il posto dove di solito. Ci provo? No, ok. Ho sprecato due obliteratori. Questo è inutile. Fucile normale. Il bomber fa un sacco di danni, Però ci mette tanto a caricare il colpo. Non lo so se ne vale la pena. Non lo so. Al momento bene così. Ridarmi la mia arma. Questa. Quest'arma è veramente buona per pulire i livelli. Quello è pericolosissimo. Ok, sono sempre più lunghi i livelli. Man mano che si scende. Aspetta. Non è un mimic. Ok. R minuscola. Con questo. Come vedete dice bullet, bullet, bullet e spara lettere con la scritta bullet, chiaramente. Dov'è la mia mano?
attimo. Mamma mia, sto piano è infinito. Quant'è che giriamo? Boss. Mi manca comunque la seconda stanza degli oggetti. Oddio, Rosa non l'avevo mai incontrati. Via. Che quelli quando esplodono. Rilasciano un proiettile ad altissima velocità. Che giro del cavolo per andare in quella stanza. Andiamo, veloci, 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 veloci. C'è neanche un teletrasporto, imbarazzante. Chiaramente questi, il loro creep per terra non mi preoccupa. Se riesco a colpirli magari. Non mi preoccupa perché io volo, eh. È per questo che volevo il volo, perché in questi livelli facilita tanto. Cioè, non l'ho ucciso? Seriously? Ma si può fare due volte? Sì. Cos'è? Corazza del Carmaliere. Armi su ogni piano. Quindi ogni piano siamo sicuri che abbia almeno un'arma. Credo che si intenda quello. E in più ci ha dato uno scudo. Eh sì, ma se mi evitate i colpi diventa difficile sto gioco. Ah, doppia schivata del cavolo. Fatta malissimo. Quanti soldi ho? 83. 83. Questo sicuro e questo sicuro. Arma. Io direi di continuare con il Guardianator. Ok, ancora tu? Non dovevamo vederci più. Non so neanche da dove mi è arrivato il colpo. Sono effettivamente poco efficace. Così facile, eh? Con l'arma che avevo l'altra volta era decisamente più semplice la storia. E vabbè. Se mi annulli i colpi magari. Dai, Panzer, che sei andato giù. Merda. Uff. Che fatica faticosa. Altra armatura. Abbiamo tutta l'armatura del cavaliere, del carmaliere. Dobbiamo fare niente, no? Il piano. Ok, siamo al quarto.
con un sacco di armi e la possibilità di volare. Non è male, ma bisogna vedere. Il quarto è sempre... è un bel po' di vita, in realtà. Qui, come vedete, c'è il simbolo della manutenzione, perché il mio amico... Come faccio a scendere? No, cioè, volando non posso scendere. Veramente? Fatto un casino, scusate. Ho usato per l'anima del cavolo, vabbè. Quindi il guardianetro è messo così. Quindi mi riserve. Cioè, mi serve la possibilità di avere il guardianetro carico, però. Quindi, nel caso trovassi qualcuno che vende i refill, questi li sciotto. Quelli come al solito no. Non lo so. Devo dire che quest'arma è l'apoteosi dell'arma. Cioè, è uno spettacolo. Il nostro livello è difficilissimo comunque. Questa è una bomba. Sì. Ecco, questo verde non so che cosa sia. Mi preparo. Non lo so che cos'è. Ma voi capite che cosa... Cioè qualcuno mi dica che cosa fa quella faccia perché non l'ho capito. A parte avermi consumato tutta la vita. Merda, lui no. Dov'è? No, questo lo devo per forza aprire giù. Bene. Cioè, bene, bene. Perché di solito quello dà tanti oggetti interessanti. Altri? Grazie, visto che l'ho buttati tutti. Rimanere concentrati è un casino a sto gioco. Quindi mi scuso se il commentary fa una fatica assurda, ma se non sto concentrato veramente dura 10 secondi. Diciamo che un'arma come questa pulisce quasi un piano.
Troppo grande. Conosco quel nemico. E so che non è colpa sua se è così, ma è colpa di un... Dove sei? No, dov'è? Dov'è il maledetto? Questa è stata difficile, eh? Non lo nego. Ma io volo. Non mi interessa un granché come trappola. Ok, quindi ci deve essere un evocatore, eccolo. Due evocatori. Ok. Paura, eh? Io sì, tanta. Non ho capito. Scusate, dov'è lo shopper? C'è lo shopper, vero, nelle catacombe? Credo proprio che ci sia, ma... Non lo vedo. Questa credo sia una... un'altra di quelle cose che... Un attimo che non so che cos'è, la prima volta che raccolgo questa pallottola astrale. Componente, un tempo questo piombo extraplanare faceva parte del grande proiettile che cadde dal cielo e originò gli armorti. Oggi brilla di una luce fioca, perennemente in bilico tra il piano materiale e quello etereo della soglia. Si riscalda in presenza di nemici. Non lo so, non so che fa. Mi sento nabbo. Qualcuno me lo spieghi, anche questo. Ah, lo shop è effettivamente qua. Cos'è questa? Una checklist. Scheda elettorale, non so che cosa faccio. Però io due chiavi... Mi sa che mi toccano. No, scusami, non volevo sparare nel tuo negozio. Giuro, giurello. Giuro in giurello. E allora andiamo a prendere quelle due. Quei due scrigni, sperando che ci diano robetta bella. Non lo sono mai visti sti oggetti. Uccidi con affetto, che vuol dire? Questo spero sia particolarmente... Cos'era? Io non so se sono pronto. Cosa ci equipaggiamo? C'è un sacco di armi. E l'unica che vorrei è... Boh. Non l'ho mai sfidato.
Cos'è? 4? No, stai scherzando. I pilastri assassini. Scusa? Che attacco è? Ma come cazzo si evita quel colpo? Non ho capito. No, voglio un'altra arma. Questa non fa un cavolo. Fa un sacco di danno comunque. E fa un cuore intero di danno? Seriously? Ma almeno uno. No, vabbè, è impossibile. Ma è impossibile, è impossibile, è impossibile, mi rifiuto. Mi rifiuto categoricamente di sfidare un'altra volta questo. Mi rifiuto. Ci vuole un'arma della Madonna. E qualche obliteratore, perché scende giù senza obliteratori è la follia. No, 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 non è fattibile. Comunque ho fatto una run decente. Speravo di arrivare giù, ho visto mostri molto più facili in realtà come boss delle catacombe in altri video, ma questi porca troia, cioè, hanno dei pattern, cioè i primi pattern si schivano facile una volta che li capisci, ci ho messo un po' però poi l'ho capiti, ho preso 3-4 danni stupidi dalle giravolte ed erano evitabilissimi come avete visto alla fine, però quando ne rimane uno solo che ti salta addosso così, se non hai la schivata potenziata che ti allontana tanto, e c'è la possibilità di averla, la vedo veramente dura. O quantomeno un'arma che faccia un danno discreto. Cioè, il nostro setup non era niente male, ma non era abbastanza. Cioè, ci vuole veramente un'arma seria, tipo lo Stinger, quello che quando spara rilascia anche, oltretutto, anche api che fanno un sacco di danno. Allora, quello che volevo farvi vedere al volo era che se scendiamo al terzo da qui, non mi lascia completamente allo sbando, perché no, cioè con l'arma base do andate, in sostanza. E c'è qui il topo che ti fa scegliere
A me più o meno sempre tra queste armi, una volta sola non c'era il cannone, c'era un'altra arma, però diciamo che tra queste armi qua ve la regala e quindi voi potete fare la run avendo in più un'arma semidiscreta, cioè non niente di che, ma quantomeno chiaramente questa fa danno anche a voi, quindi insomma fate vobis e niente. Questa, vabbè, adesso muoio così, era giusto per farvi capire che non siete abbandonati a voi stessi. Anzi, magari questa è anche più. Non è neanche la miglior arma da scegliere. Secondo me il grido a questo punto è il migliore delle armi che potete scegliere. Niente ragazzi, quindi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, spero di riuscire al quinto, perché cavolo, so che il quinto piano si chiama Forgia, e ne ho visto uno screenshot, cioè un pezzetto di video, un paio di stanze, però mi interessa molto che soprattutto c'è un ragazzo che ne sa tanto, che guarda i miei video di Enter the Gungeon, vorrei sapere a che cosa serve quella stanza con la bocca, perché non ho ben capito. Perché mi ha levato 5 HP, cioè 5 colpi entrandoci dentro. Non so se gli devo sparare, magari devo usare un obliteratore lì vicino. Boh, non lo so. Magari devi avere un oggetto particolare per entrare lì dentro. E l'altra cosa che volevo chiedere, che non mi ricordo più. Boh, avevo chiesto qualcos'altro nel video. Se qualcuno gli viene in mente, rimetta indietro. Era diciamo dalla metà in poi del video. Va bene ragazzi, per questa puntata è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento con o Isaac o Enter the Gungeon o se riesco a trovarmi in un orario decente a registrare con Minecraft. Ciao a tutti ragazzi!